quello prende e se ne va. E qui cominciano i guai. Perché? Perché come quello prende la sua coperta, se la mette sotto il braccio e si incammina, subito c'è qualcuno, ma che fezzo è poi? Non puoi? Oggi è sabato, non puoi lavorare. Notate il potere del controllo sociale. Per chi ha la mia età, una frase di questo genere, una realtà di questo genere non è una novità. Per chi sta crescendo adesso è qualcosa che manco si immagina, forse. Oppure penso che qualche esempio che sempre, né? Qualche caso, qualche situazione che richiamo. Però anche noi in Italia fino a 40-50 anni fa eravamo in una situazione di questo genere. Uno sapeva che se sgarrava appena appena appena, chiunque si sentiva autorizzato a interloquire e anche l'interessato gli riconosceva questo, magari se ne aveva male, però riconosceva che aveva questo potere. Se qualcuno andava a dire a una famiglia, ho visto tuo figlio e tua figlia così, così e così, quando quello arrivava a casa, prima roba era una scopa su, dopo si spiegava il perché. È il contrario di oggi che se tu dici a qualcuno, guarda che ho visto tuo figlio e tua figlia, rischi di essere denunciato per diffamazione. Oggi capita anche quello, non sempre, per fortuna, non tutti siamo arrivati a queste esasperazioni, però succede. Cioè oggi noi viviamo in una realtà dove questo controllo sociale c'è per alcuni aspetti, ma è molto. C'è di più nelle ganghe, c'è di più nelle ganghe, nelle bande di ragazzi, lì c'è molta, basta sgarrare appena 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 e ti buttano fuori, ti scartano e qualcuno pur di non essere scartato, pur di non restare solo è disposto a far tutto, a far tutto. Questo purtroppo succede, ma a livello sociale, a livello del buon senso, del buon costume, di buoni sentimenti, oggi ce n'è molto di meno. C'è il suo pro e il suo contro, né? A me non dispiace neanche di vivere una realtà di questo genere per alcuni aspetti, perché tutto sommato, volere o no, ti spinge a cercare di essere coerente tu, per convinzione, non per paura. Può essere un'occasione per questo? Può, dopo, e ha un lato negativo. Comunque, subito lo bloccano, perché fai questo? Tu non puoi. Ho notato una cosa, noi diciamo che il comandamento più importante è il più importante per la vita è? Amerai? Chi l'ha detto questo? Gesù? È Gesù che individua nell'Antico Testamento questo comandamento che è nel Deuteronomio come il comandamento per eccellenza. Unito all'altro, ama il prossimo tuo come te stesso, che è nel Levitico, un altro libro della Torah. Ma voi sapete che non tutti gli ebrei dell'epoca di Gesù la pensavano così. I farisei, la maggior parte perlomeno dei farisei, non era per niente d'accordo con la scelta fatta da Gesù nell'individuare il comandamento più importante. Tenendo presente che Gesù, nello scegliere quello, se vi ricordate, segue una corrente rabbinica comunque, quindi anche farisaica se vogliamo, ma una corrente specifica che fa capo al grande rabbino Gamaliele, il quale a sua volta era discepolo di un altro rabbino che si chiamava, chi si ricorda? Era l'oppositore di El Shammai. Cosa si chiama? Chi si ricorda? È che mi scappa un po' a me, che mi Oddio, Hillel, ecco, Rabbi Hillel all'epoca della nascita di Gesù e Shammai. L'altro caposcuola dall'altra parte della piazza del centro di Gerusalemme. Ricordate, ama il prossimo tuo come te stesso, qui sta tutta la legge dei profeti. Che è quello che dice Gesù nel Vangelo. Nel discorso della montagna dice la stessa cosa. L'amore del prossimo come verifica dell'amore di Dio è la sostanza di tutta la rivelazione di Dio fatta nell'Antico Testamento. Ma non tutti i rabbini la pensavano così. Per la maggior parte dei farisei, qual era il comandamento più importante? Era il sabato. Perché? Perché dicevano loro, dice la Torah che perfino Dio osserva questo comandamento. E infatti il capitolo 1 della Genesi finisce dicendo che Dio il settimo giorno cosa fece? Riposò. Perché? Perché il settimo giorno è di riposo.
Dicono, perfino Dio osserva questo comandamento, vuol dire che è il più importante. Se voi vi rileggete l'Esodo, il racconto dell'Esodo, a un certo punto troverete che dopo aver dato il Decalogo, un bel giorno Mosè si accorge che un tizio, la mattina del sabato, è uscito dalla sua tenda, è andato nella campagna a raccogliere dei pezzi di legna per pisar fuoco. No? Semplicemente, pensate che delitto ha fatto. Come rientra nell'accampamento, lo bloccano, gli ricorda la legge, il decalogo, il riposo festivo, è condannato a morte per questo. La non osservanza del sabato aveva come conseguenza la pena di morte, anche all'epoca di Gesù. Quindi quello che sto tizio fa, di tornarsene a casa con la sua coperta sotto il braccio, non è qualcosa da poco. Tu sai che non puoi. Ma che posso fare? Quello che mi ha guarito mi ha detto. E chi è? Ah, su mia, l'abbia. Ma i bestie. Ma notate, non è che dicono, sì, ma perché ti ha detto così? E da cosa ti ha guarito? Non cercano di capire quel che è successo per cercare di giustificare. Non si giustifica la trasgressione del sabato. La trasgressione del sabato è gravissima. È il peccato per eccellenza. E allora, davanti a questo, cosa deve... Notate, ogni epoca ha i suoi peccati per eccellenza, eh? Ogni epoca. I peccati per eccellenza di oggi, per esempio, sono fondamentalmente... Che è chi fa yoter? Sostanzialmente, gli Achillene. È vero o no? Che è chi fa yoter? I miei peccati di... Che è chi fa yoter? Li conosco. No? Oggi siamo in una situazione un po' strana. Un po' strana. Ieri era quello contro il sesto comandamento. Ieri per dire, insomma, non fa. Ogni epoca ha le sue esasperazioni. E questo dice che cosa? Il fatto che noi siamo fatti così, che non possiamo fare a meno di individuare in qualcosa ciò che davvero è negativo, ciò che è contrario, senz'altro c'è qualcosa anche di questo. Ma fondamentalmente, provate a pensarci, cos'è che denota questo atteggiamento, questo comportamento? Secondo voi? Eh? Che dite, signori? Qualcuno è un capro espiatorio, non qualcosa che faccia da... Uno, può essere un motivo, un altro? Controllo del potere, una forma di pregiudizio. Bene, qualcun altro? Signorine, dai, anche voi siete invitate a collaborare. 1.000 euro a chi dà una risposta... Oltre a tutto quello che avete detto, sotto cosa c'è? Che si dimentica l'essenziale. Si prende un particolare, lo si esaspera, quello riempie la visuale e non occorre più star lì a chiedersi ma perché? Che senso ha? Qual è lo scopo? Cosa che conta di più? Si è convinto di aver già trovato la risposta e avendo già la risposta in tasca non si cerca altra risposta. Siamo convinti di averla già. È la dimenticanza dell'essenziale che si manifesta qui. Una domanda potremmo farci, ma è io l'essenziale? Lo cerco davvero oppure lo do per scontato? Che dice lei, signore? Eh? Sei d'accordo? Brava, oh, lo sapevo io. Bene, ma non finisce qui.